Plastic free a Termoli per una nuova coscienza ambientale. Tantissimi cittadini che hanno partecipato alla iniziativa. Scalinata del Folklore, luogo di ritrovo per l'evento di raccolta Plastic Free. I referenti e volontari hanno già predisposto tutto, consegnato le mascherine, i sacchi per la raccolta con la partecipazione della Rieco. E abbiamo anche parlato con l'assessore Rita Colaci di cosa ne pensa di questo evento, cosa si aspetta oggi, ma soprattutto se Termoli riuscirà ad essere poi bandiera blu. Mi auguro che sia una giornata all'insegna intanto del divertimento, ma soprattutto della tutela dell'ambiente. È già questo il secondo anno in cui noi abbiamo. Che noi aderiamo a questo evento. Lo scorso anno il risultato è stato lodevole. Noi avevamo precedentemente firmato una delibera di giunta dove aderivamo al progetto Plastic Free e nella speranza che la nostra cittadina diventi totalmente plastic free. Vorremmo che si eliminasse tutta quella plastica monouso che inquina soltanto il nostro meraviglioso mare. Quindi ci auguriamo che queste iniziative vadano avanti per altri anni. Il risultato, ripeto, lo scorso anno è stato notevole, per cui sono certa che quest'anno sarà superiore. Noi abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, la nostra Rieco che lo scorso anno ha dato un grosso aiuto e lo farà anche quest'anno. Io ci tengo a salvare il nostro mondo e soprattutto la nostra cittadina, che vorrei diventasse davvero una cittadina pulita, in fiore, ecosostenibile, e quindi stiamo cercando di avviare una serie di iniziative, soprattutto con i ragazzi delle scuole, affinché possano essere loro poi quelli che salveranno questo nostro territorio. Infatti aspiriamo alla bandiera blu ed è anche per questo che stiamo cercando di lavorare in questo senso e speriamo di riuscirci, ce l'auguriamo. Ecco, noi cerchiamo di fare il possibile per aiutare anche voi su questa tipologia di raccolta e ci fa tanto piacere che collaborate così con noi. E soprattutto a tutti i partecipanti. A tutti i partecipanti e all'associazione Plastic Free che sta facendo veramente tanto, eh. Grazie a tutti Grazie, voi, grazie, grazie. grazie. Uno, due. Una iniziativa che sicuramente avrà successo. E siamo alla cronaca, a Campobasso.